Qual è il tuo rapporto con l'Italia? Which is your? It's just 7 years that you miss Italy, which Yeah, is it your, well, yeah, but about yeah, more, six, but about six it's to more, seven years. but maybe Rome is Yes, a re Rome. I haven't performed. Sono 7 anni che manca da Roma, ma in realtà è tornata in Italia diverse volte negli ultimi anni con Maceo Parker e con altre band. Ed è comunque felice di tornare a Roma un'altra volta con la TC Gang di Tony Circa. E oltre che essere qui con la TC Gang, è qui con il suo bagaglio di esperienze. Non possiamo fare a meno di chiedere qualcosa, insomma, della sua lunga esperienza come principessa del soul. Insomma, raccontaci qualcosa del tuo passato, di che cosa porterai del tuo passato in questo concerto di venerdì. Yes, I can say that my first start in music was with a group called the Boettes, which was formed by Bo Diddley many years ago. And from there, I went to with a group called the Four Jewels, and all both groups were like harmony, doing a lot of harmony, beautiful harmony. And from there, the Four Jewels, we went to sing with James Brown. We stayed with James Brown for maybe about a year and a half as the Jewels. After that, he told me that I could become his background singer because the other girls were ready to go home. He said, "Miss High, I never said that you had to leave. You can stay with me and you'll be one of my background singers." Ho iniziato la mia carriera, Marta dice That's appunto di what aver iniziato la sua carriera happened. I was con un with the gruppo che si four. chiamava The Boheads e poi con i 36 Jewels e dopodiché ci fu l'incontro con Mr. Brown, che fu un incontro abbastanza folgorante, in cui non posso chiaramente non posso fare Ma l'abbiamo l'accento di capita James Brown, benissimo, penso che sì, l'abbiate capita, l'imitazione di James Brown è l'imitazione arrivata chiara. era pulita. E che le ha proposto appunto di essere una delle sue backing vocal, background singer, e da lì è iniziata una lunga carriera al fianco di Mr. Brown per 34 anni, alla fine della quale c'è stata l'esperienza che prosegue tuttora con Maceo Parker, sassofonista di James Brown, e poi ha iniziato comunque anche a curarsi di se stessa, quindi di suoi progetti solisti negli ultimi anni, tra cui appunto quello che abbiamo appena ascoltato. Durante questi anni ci fu un incontro appunto con Tony Cerqua, questo batterista romano molto performante in ambito soul funk, e da lì la possibilità di fare delle date con la TC Gang nel 2007 e di riproporle anche quest'anno. Ci sentiamo qualcosa? Certo. Let's listen something, please, Okay, if you want. sure, we can do that. This is one of the Godfather of Soul's favorite song, Try Me. Try me. Darling, tell me I need you. Try me. Try. And your love, we won't hide. Oh, I need you. Oh, yes, I do. Hold me, hold me. I want you right here by my side. Try me.
try me. And your love, we won't hide. Oh, I need you. I want you to walk with me. Talk with me. Stop my heart from crying. Walk with me. Talk with me. And your love will always be true. Oh, I need you. Che meraviglia, Marta Hai, live Radio Città Futura, accompagnata alla tastiera da Emiliano Pari, alla voce e alla seggiola anche, perché questo diciamo è la riprova che il live è davvero live. Che meraviglia, ed è la riprova, Marta Hai, che il soul è ancora in grado di farci vibrare, nonostante il contesto sociale, storico, in cui è nato sia molto cambiato rispetto ad oggi, e siamo in Europa e non negli Stati Uniti, beh, il soul ha ancora tantissimo da dire. Non so se ne è convinta, Marta Hai. Oh yeah, definitely. Parole sante, mi è da dire. Cioè, il sole è appunto essere pieno di amore per tutto quello che sia intorno, e da quello nasce la poesia. Senti, ne approfitto di te, Licizio, per parlare di Exotique, perché il concerto di venerdì sarà un assaggio rispetto a quello che accadrà poi invece in estate. Esattamente, Exotique, il festival alla Corte di Circe, è un festival appunto che si tiene a San Felice Circeo dal 18 al 24 agosto, e questa serata romana Rising Love di venerdì 21 marzo vuole essere proprio un assaggio di quello che sarà il festival quest'estate, e ha voluto sul palco una delle protagoniste non solo del festival stesso, perché il concerto di Marta Hai aprirà il festival il 18 agosto, ma anche della serata del 21 marzo, quindi è un assaggio assolutamente, meglio di così non potevamo... Ghiottissimo, diciamolo. Senti, se siamo tutti e quattro d'accordo, perché riguardo ai nostri ascoltatori non ho alcun dubbio, farei sentire qualcos'altro. We're gonna listen something more? Sure, yes. Fantastic. We're gonna pick up the pace a little bit. Pounds of sugar, and each and every kiss, you don't know what I'm talking about, 'cause you never had loving like this. I don't mean to be bragging, tell y'all that's a natural fact. Good loving come in good packages, you ain't seen nothing yet. Of natural bone goodness, 99 pounds of soul, 99 pounds of natural bone goodness, 99 pounds of soul. All right. I've got 25 pounds of kindness, and each and every touch, 25 pounds of understanding, my man, and I don't need to worry much. 24 pounds of goodness, and I don't even know its name, but it's all put together for 99 pounds, all
Fantastico sentirla. Questo appunto è un assaggio dell'assaggio in qualche modo. E, dunque, parlando di soul, visto che si diceva nel brano Talking About Soul, il soul è nato in qualche modo come preghiera. E allora volevo sapere da Marta se anche lei quando canta si rivolge a Dio. Well, I feel like I wouldn't be here if it wasn't for him. So, yes. Se non ci fosse stato Dio, lei non sarebbe qui. E quindi ogni volta che apre la bocca e canta, pensa a Dio ed è infinitamente grata. E chi la circonda, invece, lo dicevamo, sono musicisti, in molti casi europei, quindi che vengono da una cultura differente da quella in cui è nato il soul. Insomma, com'è fare soul con dei musicisti in Europa? Well, I think that the European bands that I've performed with, that is the reason why I perform with them, because they have that feeling, they have that soul. And I'm very comfortable with all of the bands that I've performed. Tutte le band con cui ha lavorato erano band che comunque sentivano la musica soul e la sentivano in modo forte, ed è per questo che lei ha collaborato con loro. Quindi lei è infinitamente grata per avergli dato la possibilità di fare la musica che lei piace, e trova che comunque gli europei hanno il soul dentro. Meno male, questo ci conforta moltissimo, soprattutto se a dirlo è Marta Hae. Allora, l'appuntamento con il concerto romano è per venerdì 21 marzo, l'indirizzo è quello del Rising Love a Via delle Conce, l'assaggio rispetto appunto a Exotic 2014, che invece ricordaci... Ci sarà a San Felice di Circeo dal 18 al 24 agosto. Grazie mille, thank you a lot, a tutti voi e alla prossima.